Comune Pescara irriconoscibile perde al Porta Elisa di Lucca per 2-1 e dà l'addio al terzo posto dopo una gara ancora una volta deludente al cospetto di una coriacea lucchese che ha meritato il successo giocando con quella vis pugnandi che anche questa volta invece mancate i biancazzurri che finiscono sul banco degli imputati, così come il tecnico Gaetano Auteri che alcuni vorrebbero ormai al capolinea. Per il Pescara quella che sta per concludersi rischia di essere una stagione a dir poco fallimentare. Delfino in campo con il 4-3-3, in porta torna Sorrentino, mentre in difesa con il rientrante in grosso c'è Gherardi. A centrocampo Memusciai gioca al posto dello squalificato Pompetti, in avanti con Ferrari ci sono Dursi e Rauti. I toscani rispondono con il 4-3-2-1, assenti Fedato, Semprini e Rodriguez. Pioggia e terreno allentato al Porta Elisa, dove si parte agli ordini di Deusanio di Faenza. Al sesto Pescara ad un passo dal vantaggio con il cross di Zappella e di colpo di testa colpo sicuro di Ferrari a due passi da Coletta, con la palla che termina però fuori di un soffio. Biancazzurri determinati ma che rischiano all'ottavo con un tiro di Visconti che chiama Sorrentino alla deviazione in corner. Ancora locali pericolosi al decimo con un brivido in area abruzzese con Tumbarello e Collodel che pasticciano con la palla che termina sopra la traversa della porta abruzzese. Gara aperta e divertente fra due formazioni che non si risparmiano su un campo allentato dalla pioggia. Al 22esimo si rivedono i padroni di casa ancora con Visconti che ci prova nuovamente dalla distanza non inquadrando lo specchio della porta. Al 27esimo pericolosissimi locali con Nanni che prima del limite sfiora il palo della porta di Sorrentino. Meglio i rossoneri in questa fase di partita con i ragazzi di Auteri un po' remissivi e incapaci di creare problemi alla formazione di casa fino al 45esimo quando arriva il doppio fischio di Deusanio di Faenza ed il primo giallo della gara a carico di Derisio. La ripresa inizia con Cernigoi al posto di Rauti, l'ex Seregno va al centro con Ferrari a destra e Dursi a sinistra. Pescara però irriconoscibile visto che dopo tre minuti Visconti approfitta di una dormita della difesa pescarese andando a segnare il gol del vantaggio. Biancazzurri sotto shock che subiscono dopo appena 120 secondi il raddoppio di Belloni con l'errore evidente di Sorrentino che si fa superare dal pallone. Lucchese 2, Pescara 0 con i biancazzurri che appaiono come un pugile suonato. Ma reagiscono almeno al decimo con Ferrari che dalla distanza dopo un sospetto fallo su Minala fulmina Coletta per la rete del 2-1 segnando così la 15ª rete personale in questa stagione. Gara che resta così aperta almeno virtualmente con Dursi che al 12esimo dal limite dell'area toscana chiama alla parata il portiere di casa. Il Pescara attacca pieno organico con Clemenza al posto di Memusciai e con Auteri che passa poi al 4-2-4 in una partita che resta però molto complicata per un Delfino in giornata negativa ed in stato confusionale. Fra i biancazzurri c'è anche Diambò al posto di un deludente Dursi, con i minuti che trascorrono e con gli abruzzesi che fanno solo tanto possesso palla con tante interruzioni di gioco che innervosiscono il Pescara, incapace però di imbastire seppur una minima reazione fino al 97esimo quando arriva il triplice fischio finale del direttore di gara che mette la parola fine alla rincorsa del Delfino alla terza piazza e apre a questo punto forse scenari imprevisti fino a qualche settimana fa. Nel prossimo turno si tornerà in campo all'Adriatico contro il Grosseto. Ora c'è da terminare la stagione regolare in maniera decorosa per poi concentrarsi sui playoff.